Ciao, sono Margherita, benvenuto nel mio canale. In questo canale parlo spesso di dreadlocks e oggi vi presento un progetto che ho portato a termine finalmente e su cui stavo lavorando durante l'ultimo mese. Ed è un sito web sui dreadlocks in italiano in cui trovate tutte le istruzioni su come farsi i dread, le diverse tecniche, ci sono diverse possibilità su farsi dread e anche una mappa interattiva per trovare il dread maker in Italia più vicino. E poi ci sono le istruzioni su come mantenerli, come tenerli puliti, cosa fare in caso di prurito, in caso di pidocchi. E poi ci sono delle liste di prodotti, in particolare di negozi Etsy che consiglio, che creano decorazioni per i dreadlocks o accessori per gestirli, come per esempio i fermacapelli a spirale, che sono molto comuni tra i dreadhead. Sono molto belli e ci sono certi negozi Etsy che vale veramente la pena supportare, per cui li ho collezionati e in più ho anche messo i link ai prodotti che effettivamente uso e poi ho fatto una ricerca sui prodotti più amati dalla comunità Dreadhead e che lasciano meno residui sui capelli. Quindi se vi interessano queste cose, adesso vi faccio fare un tour veloce del sito per mostrarvi le funzioni e le cose che potete trovarci. Questa è la homepage di dreadhead.it e questa è un'illustrazione che ho fatto prendendo ispirazione da Moebius. E qui ci sono tutti i contenuti che si troveranno anche sul menu qua in alto, per cui tutto sui dread della sezione informativa, in cui ci sono le domande frequenti, la storia dei dread, pro e contro, le tecniche per farsi dread, come lavarli, come mantenerli, cosa fare in caso di prurito e in caso di pidocchi. E quindi questa è la sezione più informativa con tutorial e cose simili. Poi c'è la sezione risorse per Dreadheads che contiene tutti i link esterni al sito, quindi c'è una mappa interattiva dell'Italia, adesso clicchiamo, vediamo, per vedere i dread maker più vicini a te. Quindi andando sopra con il mouse si può vedere i nomi, solo le regioni con il numero sono quelle in cui ci sono dread maker attivi che ho trovato online. Per cui se mancano dread maker potete ovviamente contattarmi, aggiungerli. Qua ci sono le istruzioni su come aggiungere i dread maker. Città, nome, contatti sono le informazioni minime che vorrei. E poi ovviamente se c'è qualche dread maker che sta visitando questo sito, sarebbe l'ideale avere anche più informazioni. Per cui qua in questa lista, qua ci sono solo i numeretti e i nomi. Cliccando si apre questa lista in cui ci sono più informazioni e alcuni di questi thread maker hanno questa voce altre info, vedi lista sotto, il che significa che ci sono altre info, per esempio vediamo Erborasta thread maker di Lucca e Pisa, quindi clicchiamo Toscana e le info in più sono queste, quindi questo è un thread maker con esperienza pluriennale, che esegue restauri, teste complete, dread singoli, implicazione extension. Quindi non tutti questi dread maker hanno informazioni in più, per cui se siete dread maker o se conoscete qualche dread maker, l'ideale sarebbe passarmi un po' di informazioni in più, così che possa aggiungerli nella mappa e offrire un servizio più completo ai visitatori. Ok, torniamo nella homepage per adesso. Quindi questa era risorse per Dreadhead, con i prodotti e le risorse in inglese che ho usato, e poi c'è la sezione blog in cui racconto le mie cose. Qua c'è l'ultimo post che ho fatto è perché secondo me non andrebbero chiamati Rasta, che è una cosa molto importante per me. E qua ho messo anche dei miei video in cui spiego il motivo, però potete anche leggere. Qua sotto ci sono due articoli che ho aggiunto per approfondire la questione appropriazione culturale. Ecco, per cui per me sarebbe molto importante non chiamarli Rasta, a meno che non siano appunto su qualcuno che è Rasta. Poi ho creato un gruppo Facebook che, come il resto del sito, non è legato a ideologie particolari o a generi musicali particolari, quindi è aperto a tutti. E poi qua ci sono altre risorse in Italia. Ci sono un paio di pagine Facebook che devo aggiungere qua in realtà. Queste sono quelle che ho trovato. I forum sono legati al rastafarianesimo ed è anche per questo che ho creato questo sito, perché le risorse che vedevo erano legate al rastafarianesimo, che per me, siccome non sono legata a questa ideologia, sarebbe mancanza di rispetto da parte mia prendere informazioni dal rastafarianesimo.
Per cui ho voluto fare una ricerca, diciamo, da zero e creare un sito da zero che non sia legato a nessuna ideologia. La pagina Facebook Dreadlocks Italia anche è legata alla musica reggae, c'è scritto nella descrizione, e per cui volevo creare qualcosa di più generale, diciamo, più aperto. Ecco, qua c'è scritto, se potete leggere, che non è legato a un particolare credo politico-religioso. Qua c'è il disclaimer, privacy policy, cookie policy, policy se vi interessa. Qua c'è una breve spiegazione di chi sono e poi ci sono i link ai miei social. Comunque, vediamo per esempio i prodotti. Ecco, vorrei parlare un po' di prodotti perché trovo che sia interessante, in particolare le decorazioni per i dread. Ho fatto questa lista in cui ho diviso le decorazioni offerte dai negozi Etsy che ho selezionato per materiale, le ho divise per materiale. Per cui ho un paio di cose da dire su questi negozi. Se clicchiamo su legno, per esempio, la prima che si apre è Hana Onua, non so se si pronunci così, che è questa tizia che posta anche su Instagram e se andate a seguirla su Instagram troverete un codice per il negozio Etsy che vi dà il 20% di sconto su certe cose, credo su tutte le perle per dreadlocks, ma non solo, e fa delle cose bellissime questa ragazza, quindi andate a vederla. Ok, quindi questo era quello che avevo da dire su questa pagina. Comunque date un'occhiata a queste cose perché sono bellissime. Ce ne sono in fimo, in resina. Questa tizia qua fa cose molto interessanti, mette dei pezzettini di fiori nelle perle in resina. E questa ragazza è italiana, datele un'occhiata, fa delle cose molto belle con la stoffa. E poi metallo, questo è vinile, dici? Enamel. E queste sono cose un attimo più industriali, però questi negozi offrono anche alcuni oggetti fatti a mano, quindi date un'occhiata che vale la pena. Questa ragazza ha anche un negozio indipendente che ha diverse cose dentro ed è molto bello. Ecco. Poi un'altra pagina di prodotti è quella per i fermacapelli, le fasce e le cuffie, quindi sono accessori più, diciamo, pratici, meno decorativi. Che comunque sono anche decorativi. Ad esempio c'è di nuovo questa ragazza italiana. Prima ha messo gli artigiani italiani giusto per aiutare un po' l'economia italiana e per promuoverci, insomma. Quindi c'è questa ragazza italiana, Barbara, che realizza questi oggetti bellissimi in stoffa di recupero e scampoli. Ok, accetto. Ok, qua trovate tutte questi wrap, lei li chiama extension in seta. Super belli e questi fermacapelli a spirale che sono molto gettonati, questo è molto bello e altre cose. E poi un altro negozio italiano è questo dalla Puglia. Questa credo sia una ragazza, non sono sicura. Comunque crea queste bellissime cuffie per dread che hanno un bel po' di spazio qua dietro per sistemare i propri dread. Di solito scegliere delle cuffie è un po' un problema con i dreadlocks perché sono sempre un po' piccole. E poi ci sono alcuni rivenditori di altri paesi e c'è questa qua, fa cose bellissime anche, e c'è questa ragazza Tina, una ragazza croata, che mi ha dato un buono sconto per i visitatori di Dreadhead Italia. Per avere lo sconto inserite il codice DREADHEADIT, lo scriverò sotto nella descrizione. E il codice vi darà il 10% di sconto su tutti i suoi oggetti e sono tante cose quelle che vende questa ragazza in realtà, sono forse il negozio più fornito per fasce e cuffie e spiral ties, molto molto fornito. Comunque, ok, questo è tutto, poi c'è questo negozio spagnolo e c'è questa ragazza del Regno Unito che fa questi oggetti bellissimi. E poi questo ragazzo russo che vende oggetti in canapa. Per cui dateci un'occhiata, vedete quale vi interessa supportare. E poi ci sono Extension e Cyber Dread. E anche qui c'è una ragazza italiana che vende Extension e Cyber Dread, che è questa Whip Extension, non so come si pronunci, Whip Extensions. Comunque questa ragazza
crea i cosiddetti cyber dread. E per sapere cosa sono i cyber dread, potete leggere questo articolo. Questo articolo è sulle extensions e i cosiddetti cyber dread. L'uso della parola cyber dread mi è un po' oscuro, nel senso che c'è qualcuno che fa la differenza tra i dreadlocks finti in fibra sintetica, che sono arrotolati, e quelli che sono fatti all'uncinetto. Per cui, ecco, io non tendo a usare più di tanto il termine cyber dread, però sappiate, insomma, che si chiamano, i dreadlocks aggiuntivi si chiamano cyber dread in Italia, comunemente. E poi... Ah, e qua un'altra cosa è che ho creato una galleria Pinterest, e qua ho raccolto immagini che trovo di ispirazione, immagini di dreadlocks, ce ne sono alcune stupende, e questa. Ok, quindi niente ah, ok, per ispirarsi un po', si può andare a dare un'occhiata a questa pagina. Sì, la pulizia e la cura dei dread. Ho inserito all'inizio i prodotti che ho usato e che continuo a usare, quindi questi sono i prodotti che uso, tutto qua, solo questi quattro. E ovviamente qua ci sono altre idee per gli oli essenziali. E poi qua sotto ci sono, questa è un'immagine di esempio, qua sotto ci sono dei rivenditori di prodotti per l'igiene dei dread che sembrano non lasciare residui sui dread. Per sapere cosa sono i residui, probabilmente lo sapete già, ma per sapere c'è questa sezione come lavare i dreadlocks, potete sapere tutto sui residui e avere anche un'idea di cosa, perché ho il terrore dei residui. Prodotti antiprurito, prodotti compattanti, prodotti idratanti, eccetera. Qua ho raccolto tutto, qua c'è la mia esperienza con i residui, perché quando mi sono fatta i capelli di questo colore, i residui non mi andavano via dai capelli. Comunque, se vi interessa, leggete qua tutto. Qua c'è una lista di cose, di ingredienti da cui stare attenti, che lasciano residui, in teoria. E, ovviamente questo è un dipende da opinioni personali, e per cui, ad esempio, ho ricevuto un messaggio di un thread maker con molta esperienza. Molta più di me sicuramente, perché io ho solo un anno e mezzo di esperienza con i dread, e questo dread maker mi ha detto: io ho l'esperienza, come esperienza, mi trovo bene con i saponi biologici. Mi ha detto che si fa i saponi da solo e si trova molto bene, non ha mai avuto problemi di residui. Quindi ecco, quello che io scrivo su questo sito è relativo alla mia esperienza. E l'esperienza con i dreadlocks è molto personale, molto spesso, per cui consiglio sempre di provare sui propri dread. E nel caso che rimangano residui, per capire come si hanno i residui, per capire se si hanno residui, nella tecnica è di bagnare i propri dread e poi spremerli bene con le dita. E se rimane qualcosa di un po' viscido o appiccicaticcio, quelli sono i residui di prodotto. Quindi, nel caso voi abbiate i residui, farsi un lavaggio profondo col bicarbonato aiuta molto a tirarli via. Comunque, l'ideale sarebbe cercare di non farsi formare residui, l'accumulo di residui sulla testa. Per cui, ecco, questa è una cosa a cui io sto particolarmente attenta, ma molte persone scelgono comunque di lavarsi i dread con prodotti. Io scelgo di non usare nessun prodotto e mi trovo molto bene. Comunque sì, sperimentate sempre, ovviamente, questa è la parola chiave. Una cosa che vorrei dire è anche che questo sito è nuovo e ci ho messo veramente pochissimo a metterlo in piedi, ci ho messo esattamente un mese, per cui sicuramente avrà dei refusi e tante volte capita che magari andiamo su un sito, vediamo degli errori e pensiamo, magari giudichiamo la persona, però non scriviamo un commento dicendo "Ehi, c'è un errore", perché suona un po' arrogante. Però se trovate errori sul mio sito vi prego di segnalarmeli, così posso cambiare, posso aggiustare. E in più, se avete esperienze che diciamo che sono contrapposte a quello che dico sul sito, è importante commentare, invece di bannarmi semplicemente come diciamo un punto di vista restrittivo, che è la verità, perché sono una persona con le mie esperienze personali. È importante che ci sia un po' diciamo
una prospettiva di cosa potrebbe succedere in diverse situazioni. Per cui, ecco, se avete idee e opinioni diverse dalle mie, è importante che commentiate. Un'altra cosa è che io ho linkato in questo sito negozi Etsy e prodotti da Amazon, però non sono affiliata. Ho fatto la domanda per essere affiliata, però non è detto che mi accettino. Per cui, cosa succederà se diventerò affiliata? Praticamente, se voi comprate uno dei prodotti che suggerisco, ricevo una piccolissima percentuale che di solito è sui 4-5%, può arrivare ai 12%, ma non nel caso di prodotti che sto elencando io, perché di solito sono i vestiti che vanno al 12%. Quindi è una percentuale minuscola che non va a interferire in nessun modo con il vostro acquisto, quindi voi pagate sempre lo stesso prezzo ed è Amazon o Etsy che mi pagano una piccola commissione. Per cui ecco, questo ci tenevo a dirlo e anche se non sono affiliata al momento spero di diventarlo, più che altro per riuscire a pagarmi il sito perché mi è piaciuto molto farlo ovviamente, però devo trovare il modo per renderlo come si dice, sostenibile, per fare in modo che si paghi da solo in un certo senso, perché non posso pagare tutto di tasca mia ogni anno quando devo rinnovare il piano hosting. Per cui ecco, questo è il motivo per cui ho fatto richiesta per essere affiliata e non sono ancora stata accettata, per cui anche lì è in forse, però avrei bisogno di un modo per rendere il sito autosufficiente. Questo è il fatto. Ok, basta, penso che sia tutto. È tutto? Sì, penso che sia tutto. Ok, se avete commenti, suggerimenti, qualsiasi cosa, scrivete un commento qua e basta, se vi piace quello che sto facendo, seguitemi, iscrivetevi al canale e basta, ci vediamo al prossimo.